Fabbriche siderurgiche in giro per l'Italia e anche all'estero, in Danimarca, in Francia, dove abbiamo ancora stabilimenti produttivi, sono tutte in attività da circa una settimana, 10 giorni. In altri paesi come Danimarca e Francia non hanno mai chiuso. Naturalmente si procede un po' a rallentì, nel senso che si stanno evadendo ordini pre-Covid, i clienti sono, soprattutto in Italia, ancora tutti chiusi, e quindi ci si chiede quando avremo finito di produrre e di spedire gli ordini che avevamo. Noi siamo i primi e gli unici produttori italiani di travi per costruzioni, è evidente che il nostro business dipende dai cantieri di costruzioni aperti e dalla domanda che ci sono di travi d'acciaio per questo settore. La società Autostrade e l'ANAS devono rapidamente occuparsi di migliaia di ponti, di viadotti che sono nella nostra rete autostradale e di strade provinciali. E lì che cosa succederà è una grande incognita. Speriamo sempre in un grande piano nazionale delle infrastrutture di cui ci sarebbe molto bisogno. Se arrivano, come spero, i soldi del MES finalizzati alla spesa sanitaria, io credo che ci saranno investimenti importantissimi della mano pubblica per fare in modo che le nostre strutture sanitarie siano pronte e più efficienti sia negli ospedali che nella medicina territoriale e nei laboratori a fronteggiare la pandemia che verrà.